è una delle categorie che ci fa sempre emozionare, è una delle categorie che ci fa sempre divertire. Parliamo della 300, che qui a Magione correrà doppia gara. Stiamo per andare a vivere la prima di queste due, 7 giri di pura intensità con Andrea Soretti, che partirà dalla pole position dopo aver stampato 1.18 e 0.29, seguita pochissimi millesimi da Mattia Virone. Lo segue il suo compagno di marca su Kawasaki, Stefano Sala, in 1.18.282. Quarta e quinta posizione per altri due piloti che ci hanno sempre regalato grandi bagarre in questa categoria. Parliamo di Christopher Iotti e Lorenzo Dotti. Chiude la seconda fila Gabriele Sabetta e siamo pronti adesso per andare a vivere 7 giri di questa grande categoria che ci fa sempre divertire. Arrivano i piloti in questo momento della 300, arrivano Sorrenti, arrivano De Pieri, pronti per vivere 7 giri di gara 1 della 300. Arriva l'ok dei commissari, ora diamo la parola ai piloti. Ultimi ritocchini, appena giù in carena, il semaforo è rosso e parte la gara da 300. Là dietro si impenna un po' la moto di De Pieri, ma un po' tanto. Ma non è invece una bella partenza da parte di Sorrenti, che viene attaccato dalle due Kawasaki, anche da Christopher Iotti. Si mette davanti a tutti così Mattia Virone, partito secondo, si mette subito leader della corsa, seguito dal compagno di marca Stefano Sala, che è lì pronto ad attaccare. Ormai sono sempre questi i protagonisti della 300, con Iotti che approfitta anche di una partenza così così non buonissima del compagno di squadra. Mattia Sorrenti si mette in terza posizione con Sala, che prova a farsi sotto intanto a Virone. Affronta curva 3, curva 4, per poi affrontare curva 5, andare sul rettilineo opposto al traguardo. Vicino Sala era entrata abbastanza forte per poi uscire forte, e intanto qua siamo on board con Nicola De Pieri alle spalle di Sara Guerrieri, una ragazza protagonista di questa categoria della 300 con la sua super mono, perché ovviamente tra i motestati tutto l'ambiente comunque delle moto in generale non è solamente una presenza maschile, ma è molto bello vedere anche delle ragazze, figure femminili che fanno parte sia dei trofei motestati ma anche delle moto in generale. Arrivati in fondo alla staccata, comunque Sara Guerrieri aveva guadagnato abbastanza terreno, cosa che ha fatto Sorrenti su Iotti in questo momento. Vediamo se sarà in grado di poter provare un attacco sul compagno di squadra. Eccoli qua i primi quattro piloti, che sembrano già aver fatto un pochino il vuoto rispetto a Lorenzo Dotti là dietro, un po' in difficoltà, seguito da Sabetta. E poi ancora là dietro da Colombo Riva, e poi arriveranno Sara Guerrieri e Nicola De Pieri. Intanto prova a farsi vedere Stefano Sala, che però non è riuscito a portare l'attacco. Virone qualche metro di vantaggio ce l'ha avuto, e attenzione però a Iotti. Iotti molto prepotente, come lo è anche Sorrenti, che si mette dentro. L'attacco di Sorrenti arriva pulito, il sorpasso chirurgico del numero 68, si mette così dentro in curva 2, si mette in terza posizione, pronto adesso la rimonta verso le due Kawasaki di Sala e Virone. Eccolo qua il quartetto di questa gara, che hanno sempre comunque formato in tutte queste gare che abbiamo visto finora, da Cremona, da Varano, che tra l'altro ritroveremo protagonista nel prossimo round di trofei motestate, il 27-28 luglio. Prendeva la scia bene Sala, prova ad andare, va all'esterno Sala, prova dall'esterno a infilarsi, sembra essere molto difficile, stacca molto forte Virone, che però sembra andare un po' larghino, cosa che però non ne fa ad approfittare per Sala. Grande comunque azione, grande azione che c'è qua in pista, con Virone che ha staccato molto forte, con Sala che si è voluto mettere all'esterno. Con Virone sì, che aveva protetto l'interno, ma Sala ha provato un attacco veramente molto pazzo all'esterno, gli sarebbe stato veramente un sorpasso cicatriziale. E intanto va anche un po' là, esce, va un pelo sul verde Dotti, che è appena più staccato, mentre Sala prova Sala, no, non entra, gara che adesso un po' di studio magari anche da parte di Iotti e Sorrenti, che sono lì dietro. Eccolo qua Sorrenti, che magari in curva 2 sembra essere un pelo lontano, no, non sembra essere della partita in questo passaggio, in questa curva 2, con Virone che guarda avanti col casco bianco, gli guardava molto avanti subito in direzione curva 3. Gara sì, tranquilla, ma può esplodere da un momento all'altro. Attenzione anche Dotti là dietro potrebbe venire sotto, e attenzione con alle spalle Sabetta, quindi occhio, perché Dotti che si porta su Sabetta potrebbe diventare una gara 6 addirittura. Eccolo qua Sorrenti pronto a prendere la scia di Stefano Sala, che ha un bel motore tra l'altro Sala, guarda come vanno tutti in scia, sembra essere veramente la moto 3, anche se questa volta un po' di metri qualcuno ce li ha per non prendere la scia, come ce l'ha appunto Virone, che questa volta è immune al risucchio della scia da parte di Sala. Stacca forte Sorrenti nel tentativo di attaccare Stefano Sala. Iotti invece protagonista nelle prime curve, una volta dopo che è stato attaccato da Sorrenti non è riuscito più a replicare, anche se comunque è rimasto lì, magari sta studiando, magari aspetta anche
un'ipotetica bagarre fra Sorrenti e Sala, che sembra essere quella più probabile in questo momento, anche se sono particolarmente tutti attaccati. Si volta Virone, forse, attenzione, esce molto male Virone e Sala è pronto, ne approfitta e si mette all'esterno. Stefano Sala con Virone che ha staccato comunque molto forte, si è voltato, forse ha messo male la marcia, non è uscito male, è uscito un po' male col gas, ma comunque sì. E rimescolano le carte in tavola perché Stefano Sala è davanti a tutti, seguito da Virone che è uscito un po' male dall'ultima curva, non ce lo spieghiamo in questo momento. Virone che comunque ha mantenuto un buon passo, gli ultimi passaggi sul traguardo, 1.18.9 il primo giro di Virone, poi 1.18.8, 1.18.7 per Sorrenti, 1.18.6, poi 1.18.9 per Sala, 1.18.7, girano praticamente uguali i piloti qua davanti. Iotti in 18.6 l'ultimo passaggio, 18.9 invece per Dotti, che sì, è più staccato, lo vediamo. 19.0 invece per Sabetta, che gira praticamente come Dotti. Quindi occhio a Virone, che si era un attimo fatto vedere. Però era molto difficile tentare un attacco con Sorrenti, che sembra mancargli qualcosa. Sorrenti in questa gara 1 del tardo pomeriggio qui a Magione. Ricordiamo che la 300 svolgerà, oltre questa gara ovviamente, un'altra gara nella giornata di domenica. Quindi un'altra gara che vedremo un protagonista, dopo che comunque è una cosa anormale, perché comunque la 300 fa sempre una gara a weekend. Intanto qua lotta, c'è bagarre qua fra Sara Guerrieri e Nicola De Pieri. Andiamo a vedere i loro ultimi passaggi, arrivano in fondo alla staccata. Sara Guerrieri come ha girato, 27.4 sul, 27.4 sul primo passaggio, 27.1 il suo ultimo passaggio. Stiamo per andare comunque a vedere il prossimo, quando arriveranno ve lo dirò. 26.9 per De Pieri, 26.5, passo adesso sul traguardo, li vediamo dalla nostra postazione. 26.6 per Sara Guerrieri, 26.5 per De Pieri. Quindi comunque hanno abbassato i loro tempi, mentre Sala invece è rimasto sempre qua leader della corsa davanti a tutti, con Virone che stavolta sembra forse aver accusato il colpo da parte di Sala, perché non è più riuscito a rimettersi vicino. Guardate Sorrenti che dice a Iotti, compagno di squadra, di seguirlo, perché Sorrenti magari ne ha per andare a prendere Iotti. Li prende la scia, si mette dentro, lo affianca, va dentro Iotti. L'abbiamo visto come si vogliono aiutare col gioco di scie, si vogliono aiutare per andare a prendere Virone e Sala, che incrociano le traiettorie. Intanto aveva attaccato Virone, si è rimesso dentro, ma Sala ha incrociato, e proprio quindi questo può favorire il rientro del pilota numero 17, pilota numero 68, sia per il gioco di scia sia per la bagarre che abbiamo visto in fondo al rettilineo. Sorrenti che vuole dare la scia a Iotti, così nel rettilineo si possono avvicinare ai primi due. Infatti sono arrivati Iotti in scia, Iotti in scia a Virone, si può presentare l'attacco in curva 1, lo fa, si mette dentro Iotti, grande gestione delle ultime curve da parte di Iotti, che però va un pelo largo e si mette dentro di nuovo Virone in corsa traiettoria. Che gara sta diventando questa della 300. Iotti in curva 2 si prova a ripresentare, dentro Sorrenti si è messo dentro, si mette dentro. Peccato per Iotti, che è passato dalla seconda posizione alla quarta nel giro di 3-4 curve, incredibile. Perde anche un po' di tempo, peccato. Sì, si è rimesso praticamente in scia Sorrenti nel rettilineo un giro prima, era addirittura andato secondo e in due curve è finito quarto. Questa è la 300, questa non è la Moto3, è la 300, e succede veramente di tutto. E attenzione adesso, perché Virone sembra propenso, sembra esserci la scia, vediamola, sì, c'è, questa volta ci deve essere l'attacco di Virone, che addirittura stacca forte, si mette dentro Stefano Sala. Vediamo dall'onboard che non vediamo più comparire Virone, quindi è passato, attacco chirurgico preciso, fatto proprio col contagiri da parte di Mattia Virone, che si mette davanti a tutti. Quindi con Dotti, intanto Dotti dentro su Iotti, dentro, rischiano il contatto i due, carenata appena arrivano le ultime due curve, e Iotti ha perso tantissimo Iotti, peccato. Poteva anche aiutarsi, appunto, come stavano facendo con Sorrenti, ci stavano aiutando, ma ha perso moltissimo tempo Iotti. E è arrivato Dotti che si è messo lì. E intanto qua Nicola De Pieri in scia come sempre a Sara Guerrieri sull'ultimo passaggio di De Pieri. È 1.26.4, inizia l'ultimo giro, 25.5 aveva totalizzato Sara Guerrieri. Inizia quindi l'ultimo giro con Virone, che sembra aver preso un po' di metri. Occhio, guarda la staccata di Virone, la telecamera un po' che sobbalza, ma Sara Guerrieri sembra essere sicura adesso della sua nona posizione. Un po' di gap ce l'ha, ma non ne ha preso metri Virone. Sale pronto, è l'ultimo giro, terzetto di gara, può succedere veramente tutto. Sorrenti che potrebbe andare a sviscerare un po' il fatto che tra i due Kawasaki potrebbe esserci una bagarre, potrebbe approfittare il numero 68. La scia che però non sembra essere questa volta a caso di Sorrenti. Sala in scia a Virone, non lo vediamo
Dallo, Moro, lo vediamo adesso. Lo vediamo coprire Virone all'esterno come aveva fatto all'inizio della corsa. Stacca molto forte però Virone e si riesce a rimettere davanti. Ultime curve di questa gara della 300. Ultime curve con Sorrenti che si fa sotto. Si mette dietro Sorrenti, va dentro Sala. Rischiano, mamma mia, che rischio. Che rischio, sembra concludersi così. Allora, Sorrenti prova a rincrociare per le ultime curve. Arriviamo, vuole uscire forte Sorrenti, la sta preparando per uscire forte. Mentre Virone va a vincere. Grande vittoria di Virone, vicino anche lì alla tabella dei box. E poi Sorrenti beffa Sala, Sorrenti terzo. Poi Dotti che riesce a sopravanzare anche da un po' di distacco. Ah, Iotti quinto. Poi arrivano Sabetta, Colombo, Riva. E arriveranno anche Sara Guerrieri e Nicola De Pieri. Che gara bellissima, come sempre la 300. Mamma mia.